giorno amaro di un campionato amaro, di una stagione più o meno amara. Oggi, ragazzi, è tutto per questo ragazzo qui, perché nonostante abbia il doppio della metà rimarrà sempre un ragazzo. Oggi è l'ultima di campionato, è il momento di fare il bilancio, di fare il resoconto, di tirare le somme di quello che è stato quest'anno. Intanto, per quanto riguarda la mia collezione, ragazzi, questa maglia lascia la mia collezione e non c'entra un cazzo, ma c'entra col fatto che questa è stata la maglia dell'ultimo anno di Ibra al Milan, la prima volta, e quella indossata stasera, che non ho ancora comprato, è quella dell'ultimo anno di Ibra, la seconda volta. Parentesi chiusa. Stasera sappiamo che sia arrivato quel momento, il momento in cui Ibra ha detto addio al Milan e sorprendentemente ragazzi, ha anche detto addio al calcio. Con Ibra è iniziato tutto per me. A me da piccolo non piaceva il calcio, lo trovavo noioso. Eppure quell'Ibrahimovic che ai tempi giocava nell'Inter, io, milanista, mai cambiato fede, non guardo le partite dell'Inter perché non le guardo, non mi sono mai interessate, tranne quando c'era il signor Zlatan Ibrahimovic. Io guardavo l'Inter per guardare Ibrahimovic. A me non mi interessava di tutti quelli che giocavano in quella squadra lì, a me mi interessava di lui. E il mio sogno era che arrivasse al Milan, e così è incredibilmente successo due o tre anni dopo, 2007-2010, no? Fu una sorpresa quando arrivò al Milan, fu una cosa totalmente inaspettata. Era il giorno del mio decimo compleanno, 29 agosto 2010. Poi si divisero le nostre strade per colpa della società e incredibilmente, da nulla, in due giorni si sono riunite. È stato pazzesco, è stato un viaggio incredibile. Chiusa la parentesi Ibra, che riprendemmo a fine video, concentriamoci un po' sul bilancio di questa partita e dell'annata. Partiamo dalla partita. La partita, ragazzi, l'abbiamo vinta, l'abbiamo anche rischiata di non vincere, perché alla fine i due gol sono arrivati nel finale, il Milan ha deciso di fare il Milan, Leao ha deciso di fare Leao, e quindi finché si vince va tutto bene così. Ad essere onesti, ragazzi, speravo che il Verona andasse in Serie B, cosa che spero tuttora, poiché devono giocarsi lo spareggio con lo Spezia. Io spero che, ognuno ha delle preferenze nella vita, io spero vinca lo Spezia, anche perché, ragazzi, con i punti che hanno fatto a noi, con quel 2-0, almeno rendetelo utile per rimanere in Serie A, no? E poi, oltre al fatto che ad agosto feci una scommessa che Cremonese e Verona sarebbero retrocesse, e cioè, ci voglio cogliere. Il Milan, che comunque, tolti gli ultimi due minuti, aveva fatto il Milan di quest'anno, il Milan che ha tante occasioni e che a volte non solo le spreca, ma le spreca addirittura non tirando. Perché nelle due o tre occasioni poteva tirare a botta sicura, non l'ha fatto, cioè poi il passaggio, il dribbling e cose varie. E quindi il gol del Verona al primo tiro in porta, all'unico tiro in porta della partita, non è diverso dal gol preso dalla Salernitana, dal Bologna, da tante altre squadre incontrate quest'anno, e che riassume purtroppo l'annata in campionato che non è andata come programmato. Sono comunque 70 punti che l'anno scorso non ti sarebbero serviti, anzi due anni fa, quando abbiamo fatti 77 per arrivare ai secondi, non sarebbero bastati per andare in Champions League, perché era una media abbastanza alta. Quest'anno per fortuna sono bastati, qualificazione di cartone, meglio arrivare ai quarti col cartone che arrivare primi.
e Milan ovviamente ha abbassato la guardia. Mira in campo Rafael Leao. Rafael Leao in, in assoluto. Che fino a fine partita aveva messo per cross non tanto geniali, poi ha avuto solo un po' di genio. Un tiro da fuori, un dribbling che neanche se mette a giocare a FIFA per mille ore filate riesco a fare. E ha deciso che ci doveva essere il suo nome in questa partita e c'è stato. Peggiore in campo l'arbitro stasera, perché se noi vogliamo considerare Valeri uno dei migliori arbitri italiani, allora per essere uno dei migliori arbitri italiani in circolazione, vabbè che la concorrenza non è così grossa, tu quei due rigori li fischi seduto a stante. Uno l'ha fischiato andando al VAR, l'altro non l'ha proprio fischiato. Se tu sei uno dei migliori arbitri italiani, tu prendi le palle e fischi quel rigore. E Faroni gli dà il cartellino rosso perché ha bloccato con le mani un tiro verso la porta. Perché se Valeri è uno dei migliori arbitri italiani, non fischiando due rigori netti col VAR d'aiuto, allora Collina cos'era? Rosetti cos'era? Rizzoli cos'era? Se lui non fischia questi rigori sacrosanti, ma sacrosantissimi. Per quanto riguarda il Verona ci ha provato, ha fatto la sua partita, il Verona c'ha questa maledizione che non riesce mai a vincere a San Siro. Speriamo che almeno per il prossimo anno non ci sia il problema di dovergli fare finire questo record, che tanto ormai ha risultati sorprendenti, ci siamo abituati. E adesso concentriamoci sulla stagione. Poi semmai farò un video a parte, che può darsi, però io a questo punto voglio dirvi che c'è da fare un passo avanti, ma non è una novità. Stasera a San Siro è spuntato uno striscione. Un altro anno è passato, è il momento di fare mercato, società, facciamo il salto di qualità. E mi ha fatto molto piacere che sia stato esposto questo striscione, perché pensano esattamente quello che penso io, ovvero che la società deve darsi una mossa a livello di mercato. Però attenzione, perché non può finire lì. Perché io osservo anche il Milan a livello di qualità del gioco. Perché ok che a volte i giocatori sono quelli che sono, è ovvio che tolto Leao, Brahim Diaz si salta l'uomo, un uomo una volta. Un paio di occasioni in tutto il campionato te ne ha saltati due o tre, ma finisce lì. Altri giocatori che saltano l'uomo non ci sono. Quindi capisco i limiti tecnici, ma ci sono anche i limiti tattici. E i limiti tattici sono impostati, preimpostati dal signor Stefano Pioli. Quindi la mia domanda è: vuoi fare il salto di livello qualitativo nel senso di qualità dei giocatori? Io penso che già con l'ingaggio di Kamada zero la società ci voglia mandare un messaggio che ci almeno prova a lavorarci, il che a me sta benissimo. Però a questo punto devi farlo anche a livello tattico. Devi farlo anche a livello tattico. Perché io quello che ho detto sempre, che ho sempre sostenuto, se prendiamo la semifinale di Champions League, mettiamo al Milan i giocatori dell'Inter e li facciamo allenare da Pioli, e mettiamo all'Inter i giocatori del Milan e li facciamo allenare da Inzaghi, passa lo stesso l'Inter. Questo è il punto. Perché in una partita giocata come quella con la Cremonese, con la Salernitana, con l'Empoli, tu potevi averci la rosa che volevi, non le avresti mai vinte quelle partite. Perché un conto è, hai 80.000 occasioni davanti la porta, e quando te la pare, quando cogli il palo, quando la mandi fuori di un centimetro, allora lì si possono dire che siano giocatori che non sono in forma, che comunque la forma è data dall'allenatore, però vabbè, chiudiamo un occhio. Però quando tu fai questo possesso palla sterile, fai l'80% di possesso palla e fai tre tiri, lì il limite non è dei giocatori. Perché se tu ai giocatori chiedi di fare possesso palla e quelli te lo fanno, ti fanno l'80% di possesso palla, e ai giocatori vuol dire che le richieste sono capaci di sfruttarle e di accontentare, di fare quello che vuole l'allenatore. Quindi ripeto,
io mi auguro vivamente che Pioli il prossimo anno si dia una mezza svegliata oppure se la dia la dirigenza. Perché io, come già dico da 2 mesi, io un altro campionato così non lo voglio passare. Molti mi hanno chiesto prima in live, e questa cosa mi fa un piacere assurdo, cosa si farà durante l'estate su questo canale? Si va in vacanza? Sì, si va in vacanza calcisticamente, perché ragazzi, sull'estate per me il calcio non esiste. Ma non perché sia tifoso occasionale, perché ragazzi, l'estate è l'estate, si va al mare, ci si diverte, io lavoro l'estate purtroppo, però è un momento in cui ci si rilassa, in cui si stacca, staccano i calciatori, stacchiamo anche noi. Perché comunque noi qui, 38 partite all'anno, più le coppe, più tutto quanto, quest'anno ragazzi 53 partite. 53 partite su questa sedia a commentare. Non so se voi riuscite a capire che numero è per noi creator. Live reaction post partita. Che poi post partita è istantaneo, ma la live reaction ragazzi va montata. C'è almeno 2-3 ore di lavoro dietro la live reaction. Voi non ve ne rendete conto. Ma non è tutto così scontato e facile come pensate voi. Quindi durante l'estate proseguirà tutta la programmazione che c'è su questo canale, perché GTA 5 andrà avanti fino più o meno a metà luglio e poi vedrete voi in cosa si trasformerà GTA 5. A settembre tornerà The Last of Us, cerchiamo di far tornare Stray e magari, siccome per il carico, la mole di lavoro che ho per quanto riguarda il mio canale YouTube, ragazzi, cercherò di fare magari una mini carriera su FIFA quest'estate, giusto per chillare e stare un po' insieme. Ho già in mente cosa fare, magari qualcosa che sia una decina, quindicina di episodi, perché la carriera col Pisa non è stato un successo, e poi con il campionato non riesco a tenere su sia FIFA che un'altra serie. Detto questo ragazzi, buona estate a tutti. Viva il Milan, viva Zlatan. Per quanto riguarda questi due colori, ci vediamo ad agosto. Datemi un bacione. Alla prossima, sempre Forza Milan.